Che cosa significa pensare? E sa bene, la risposta di Heidegger, pensare non è un esercizio logico semplicemente, una coerenza di discorso, ma è un vivere all'interno, un interregnum, tra i sentieri attraverso i quali, con la memorazione, con l'allusione, il discorso semantico, come diceva Aristotele, in qualche modo assomiglia alla discussione, perché niente è nuovo sotto il sole. Ma io non voglio adesso riesporre, che non è il caso, la dottrina di Heidegger, ma dire che a me pare che la filosofia ha bisogno di confrontarsi e di tradursi in uno statuto metodologico, in una sua costituzione, ma non è semplice e non è nemmeno unitaria la cosa. Comunque, la filosofia è una riflessione, il pensare, ancora ci viene in mente Heidegger, è la pietas del domandare, dico, è la pietas del pensiero. Quindi la filosofia, penso, dovrebbe essere, da un lato sì, ricerca rigorosa di uno statuto che, perché altrimenti diventa confessione, letteratura, forme, diciamo, interessanti, ma che escono dal dominio vero e proprio della filosofia, ma deve essere proprio questo insieme di vissuto e di disciplinato intellettualmente, che cerca di esprimere qualche cosa che forse non può mai essere espresso, per fortuna, in qualche modo, perché altrimenti saremmo in un altro stato, in un altro tipo di condizione umana.